quella da piazza, quella con Salvo Zunno! No, no, faceva la sua. Direttamente da Catania. Il nostro neomelodico. Neomelodico. Non sento questo di mestiere. L'altro giorno all'improvviso mi son preso di coraggio e mi feci un tatuaggio. Lei non può fare una canzone per ogni cosa che fa di giorno. Sono andato da Tonino che mi feci scondicino, ma puzzava nicchia e vino. Glu 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 glu. Che, ma questo è un mago. Io ci rissi, voglio un drago, lui rispose da ubriaco, ora ti ci penso io. Ma che serve il carca? Quando ho visto il risultato, tutta raggia venne su. Che è successo? Quando vino di calasti per fare sta cagata. Ma che cosa c'è? Ma che fai il balletto? Ma pure tu dai, mina fuori! Salvo saluto! Grazie maestro! Da Catania! Ci viene a tre! Grazie Catania! Ci avete regalato! È lo schifo di Catania! Confessione! Librino ci odia per questo! Ma c'è bene peccatori! Perché il peccato è peccato! Avanti il peccato! Padre, ho peccato. Peccato. Penso di aver rubato, padre. Mi peccato. Ho trovato questa borsa con 50.000 euro. Ancora non sono andato dalla polizia, ma penso di tenermele. Lei, che mi consiglia di fare? Rammenna la metà, se no me la pacca. Ma il segreto confessionale. Per penitenza c'è per Maria, dice per Maria Cero come a Cattarise. Faccia bene per Cattarise. Il segreto confessionale. Va bene ragazzi, adesso saliamo dopo questo momento. Acqua minerale, birra, Coca-Cola, succhi. No. Allora calma. Visto qualcuno che si è scandalizzato. Perché? Suki in giapponese vuol dire amore. Ah, ma cavolia, dille sempre. Siamo ormai in un mondo globalizzato, quindi andate a studiare, questo vuol dire amore. Amore, mia azienda si chiama Amore, cavolia. Ogni volta che dirà Suki vorrà dire amore, non vi scandalizzate. Amore, Suki! No, non lo dica così, però. Lo dico così, però dico, e tra l'altro è famosissimo, bata, in tutto il mondo, questo prodotto è venduto in tutto il mondo. Tra l'altro nei paesi anglosassoni stiamo vendendo casino, signor. Casino? Sì, solo che la unità di misura è diversa. Là si vende in oncia. E poi teniamo buonasera oncia Suki. E noi diciamo no. Utilizziamo l'italiano chili. Qua si vende a chili. A chili Suki, no. Ma lasciamo perdere, vendiamo in grammi. Grammi Suki, va bene. Però signor, questa settimana parliamo di dolci. Sì. Abbiamo aumentato dolce buonissimo, mia azienda ci ha lavorato, abbiamo inventato un dolce, abbiamo messo dentro la soia, nostro prodotto, e abbiamo inventato una mousse. Posso vendere mousse? Posso? Venda. Sì. Musuki a 5 euro! No. Perché no? Musuki a 4 euro! No, non ci piace. No, Musuki gratis! No! Che cos'è? Non è quello il problema! È buonissimo, la composizione in Sicilia significa altro. Vada avanti. Takaki mio! Io, ma se sei un nano. Takaki mio! Un po' sì, ma la che io nano, ti chiamo Takaki mio, attitente domicilio, che capito io? Takaki, mia Takaki! Ah, mia Takaki! Sì, lui ha detto vai là e porta su che a Mila e Shiro. Io sono Mila e Shiro. Mila! No, niente Shiro. Mila Suki. Non chiamo Mila e Shiro e non vuoi. Lasci perdere. A nome di tutta la mia azienda dico sugatevi. No! Scusate! Sugateci! No, basta! Io vado via, però noi orgogliosi! Abbiamo stretto un rapporto con un'azienda famosissima da un mese! Azienda Certosa! Bellissimo! E come sta andando? Bene? Certosa, Suki, va bene! Ma incredibile! Ma chi ci deve aiutare? Ma veramente, ci scusiamo, scusate, ci scusiamo con tutti! Ci scusiamo con Gesù, ci scusiamo con... No, io non lo devi dire! Ho detto che non lo devi dire! Ah. Ma sempre mi avete mocca, dottore. È lui.
Ah, però tu sapete qual è? Qual è? Concia e chiude le spie. Me ne succede un giorno un mafero e chiude. Tipo? Un mese passato va a trovare un cugino mio che a chi ci piace camminare, addirittura ci dedicare una strada tutta sua. Sai come si chiama questa strada? Come? Il cammino di Santiago. Santiago però. No, cioè tu immagina, io ci dedicare 800 km e a me mi dedicare Piazza Croce. Pesante. Tu immagini. Poi dire comunque cominciavo a camminare, dopo sì. 15 anni in San Chizza mi vende una sita e mi vende aiutare mia cucina, mi pittò un bicchiere d'aranciata che da russa. Ah, chi è sua cugina? Sanguinella. Ah, scusi, ma che come non c'è, comunque non è Sanguinella. È Sanguinella, siamo okay. parianti. Ah, okay. Dopo un mese arrivavo, perché c'è un mese stato, c'è sua cugina, ma voleva dare una curiosità, ma per caso ha trovato un pari di Skype? Perché? Dice, perché? Dice, c'è se picchio lo sapevamo, non ne capessi Skype o segno, lo sapevamo tutti. Alla fine del cammino di Santiago. Dice, ma perché te la facevi sapere? C'è se che come va bene? Dice, perché non ti faceva accompagnare il tuo cugino, che mamma, che una cata vagliata, cioè. Sandero. Sandero è suo cugino. Dice, ci stiamo, stai dicendo ora che ho tutti i papuli in nepea. Dice, ora fai un'acqua, se dice, pigli una bacinella, ci metto un po' d'acqua, cavolo, un po' chi, se ti fa bagnomaria. Ci sta, c'è lui dare pure un cabinetto a me, ma. Un mafero chioveccio. Ma... Avete tu sapete qual è? Con c'è più rispetto. Niente, allora, no, no, veramente, ma che spiegare, niente. Vabbè. Non possiamo fare altro che scusarci, ma è finita. Quindi caso Ugno! Ma non è finita, signor Matanga! Vi ho portato Piero Tenze! Ti metti il supino. Stavo per scusarmi con la gente, ma più tardi le scuse non serviranno. Dopo il tuo pezzo. Scusi tu papà, te la pongo, pongo qua. Parapapà. Poesia. Ondulatorio sussultorio. E da quest'anno rotatorio, rotatorio, rotatorio. Bravo Piero Tenze! Che artista completo, signora! Professor Piero Tenze! Ma chiamare professor. Le professor. Perché la dovrei. Laureato dire? In scienze delle relazioni internazionali. Cioè? Hai un figlio spaitato in tutto il mondo. Un poco di qua, un poco di là. La pongo di qua, la pongo di là. Parapero, parapero. Sogno me ghito te, sogno number one. Ma tenga perché non ti fa coi che? Eri fascista, dai, tu. Un padre. No, io sono veramente scandalizzato. Come perché scandalizzato? Cioè, dopo una puntata veramente già tremenda, cioè mi arriva lei e la fine. Parla sempre amato la pace. Riccilo, riccilo, riccilo. Parla sempre amato. Riccilo, riccilo, riccilo. Accertato senza alcuna controversia la mia illimitata destrezza espressiva sia dal punto di vista artistico che dell'idioma, risulta superfluo obiettare la sua analisi insulsa e inane. Non sa neanche che vuol dire. Non ci vuole pure la siccia, capito? Cosa significa controversia? Controversia? E poi diventa tipo quando c'è una strada a cavare un messo e tu ve ne dà da banna, tu sei in controversia. Poesia. Poesia. Destrezza. Destrezza è contrario di sinistrezza. Troppo facile. Se giri di insulso. Qua, insulso attivo quando tu vai no pub e ti dice voglio le patatine, insulsa rosa, insulsa bar. Voto, voto. Veramente... Bravo Piero Tenze! Bravo, bravo, applaudito. Ormai... Fatelo vedere i vostri figli, dai, su. Oh. Dai, dai, poi ne parliamo fra 10 anni. Questo però... qua insegna la vita attraverso aggraziate gestualità filosofiche. Lei cosa ha detto? Ma cosa vuol dire? Che cosa? Cosa fai? Perché praticamente spiego la vita con i gesti. Facci vedere. E questa sera ho vedere. Portato una coreografia che voglio dedicare a lei, che ogni volta lo sputo, vero. Mi sembra giusto che poi la gente lo bullizza. A me è bullizza. Ah, perché per fissa sei, perché un te se l'ha votata, eravamo mezza alzata, se signor Matanga. Sento lo scroscio. E lei insegnerò. Fate, ci vogliono 6 bollini rossi per questo pezzo. Non perché ci sono parolacce, per... C'è la tascezza di questo pezzo. E quindi quando le fanno questo gesto, lei deve rispondere esattamente così. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Che vuol dire? Faccio un pitoso e toso che... Bravo Piero Dance! Un artista eclettico, versatile, ma soprattutto mutante! Mutante? Sai, vieni mutante come il catino, 5 paratene! Lasciatelo perdere, ci trasfanzi, restiamo a Palermo perché oggi Stefano Piazza è rimasto qui per intervistare i palermitani. In Sicilia chi comanda, l'uomo o la donna? La donna. Perché porta i pantaloni come l'uomo? Assolutissimamente l'uomo. Ormai non comanda più l'uomo, comanda la donna. Se tu fai che la femmina tua, chissà, ti fa bene i capelli bianchi. No, noi siamo molto più superiori. La donna ormai ha le palle, l'uomo non le ha più. Riusciamo a ottenere sempre quello che vogliamo in qualsiasi modo. Sono sposato e ti posso dire che comanda la donna. L'uomo. L'uomo è cacciatore. Lei si sente cacciatore? Certo. Un cacciatore caccia gli? Gli uccelli. La donna. Quindi lei cerca gli? No, l'uomo è superiore. Perché comanda l'uomo? Perché quando non c'è la femmina comanda l'uomo. Reciprocamente. Reciprocamente. Non so ciò che vuoi dire per reciprocamente. Per me l'uomo. Ci possono avere due versioni. Questa va in giro su internet, quindi la vede pure mia moglie. Certo. Quindi comanda la donna. In una società un pochino più moderna c'è più una collaborazione. Principalmente comanda la donna perché c'ha la protuberanza che all'uomo piace. In camera da letto chi comanda? In tutto comanda la donna. Perché se non ci fossero le femmine fossimo tutte chi razza tante. Mister muscolo. Ma questo uomo a che serve? A portare i soldi a casa. La sera chi è che decide dove si va? Preferisco decidere io. Perché? Cerco i sparagna. Se verrebbe da me una donna e mi direbbe... Se venisse da me una donna, però a me mi piaceva verrebbe. Perché in Sicilia comanda la donna? Perché la coppola è donna. La Sicilia è femmina. L'Etna è femmina. La Concatore è profim. La Cassata. La Canna è femmina. Il fumo è maschio. La Puccia è femmina. La Minchia è profim, però ce l'ho io. La Trinacria è femmina. Si racconta di una ragazza molto educata chiamata Trimutore. Quindi veniva intitolata da lei la Sicilia, Trinacria proprio per lei. Cazzata. Nicoletta mi sembra che lei stia citando. Trimutura. Quindi da Nicoletta Trimutura nasce la... Trinacria. Ne abbiamo sentite tante, ma una così non l'avevamo sentita mai. Chi comanda in Sicilia, l'uomo o la donna? Comanda l'uomo in Sicilia. Ricordo che si doveva vendere una casa in famiglia e mio zio Ignazio, uomo tutto d'un pezzo, a un certo punto disse alle sue sorelle: basta, decido io, il figlio maschio sono io, si vende 100.000 euro. Ma sei pazzo, vale molto di più. E allora, i cavi si porto io, figlio maschio lo sogno io e decido io. E poi morisse mia moglie. In Sicilia chi comanda, l'uomo o la donna? Ce lo chiediamo sempre, una delle discussioni più consuete è: l'uomo può procreare senza la donna e viceversa, che mi sembra un po' banale perché in realtà servono entrambi. Ma quello che ho sentito l'altra volta sancisce il potere in mano alla donna. C'era un amico mio che diceva alla sua ragazza: tu senza di me un figlio non lo puoi fare, perché se io non calo l'asso, tu vai liscio. E lei: senti Gio, da quando c'è la banca del seme, se l'asso non lo cale subito, ti arresta ne mano. In Sicilia comanda la donna, perché tutto ciò che è maschio quando arriva qua diventa femmina. Ma vi sembra normale, per esempio, che il fico d'India diventa afecoregna, il tonno diventa atonnina, il cucchiaio di legno a cucchiare legno, e chi ce l'ha in mano sempre sa cucchiare legno? La donna. E mentre in Italia ca cucchiare legno si cucina, in Sicilia si cafudda. Ricordo che mia madre mi cafuddava e poi appena arrivato a pace giurica a tua pace, arrivava mio padre: sai che fici tuo figlio? Questo e questo, niente che deve dire. Mio padre: vabbè, niente che deve dire. Ci penso io: ovvero tu, la prossima volta che fai questa cosa, sai che faccio? Sai che faccio? No, giurica a tua madre. Insomma, in Sicilia comanda la donna, secondo me, perché la Sicilia stessa è come una bella femmina che non vorresti mai lasciare. Ma purtroppo anche quest'anno i numeri dicono il contrario. Molti siciliani l'hanno lasciata per andare a cercare lavoro altrove. Ma come direbbe Rosa Balistreri, una grande donna che ha rappresentato la bella Sicilia che lotta, chi l'ha detto che per realizzarmi la devo lasciare? Anzi, tutti lo dissi, catai a lasciare meglio la morte e non che sto dolore. Stefano Piazza! Scato devo me cuore, l'amore mio se tu. Un applauso anche a Rosa Balistreri, grazie per questa
decima puntata di Sicilia Cabaret. Grazie a tutti voi che siete venuti a trovarci, grazie a voi a casa che ci guardate in tantissimi. Insomma, Sicilia Cabaret siamo tutti noi e soprattutto sono loro i comici di Sicilia Cabaret. Per questa occasione, questa è la isola dell'emozione. Qui c'è energia che farò la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io vi giuro e tu metto la mano.